Ciao amici di Cute and Chic, benvenuti a un nuovo video di spacchettamento. Oggi apriremo la Doki Doki Crate della Japan Crate del mese di febbraio. Questo è il link, così potete andare sul sito se volete. Questa box costa $30, spese di spedizione comprese, viene dal Giappone e questo è il mese di San Valentino. Infatti vedete, durante il mese di febbraio hanno messo tutti i cuoricciosi. Che mi sembra si dica kokoro in giapponese, cuore, non mi ricordo bene. Comunque, questo è la box di febbraio. C'è scritto dietro We Love You, ok? E si presenta così. Ve l'ho detto che sono ovale, sono ovale. Woo! Cos'è? Un cuore. Ok, allora questa è la Doki Doki Crate del mese di febbraio 2019. Cosa troviamo per primo? Per primissimo questo, perché viene fuori per primo. No, queste peluche sono extra morbidi. Ne ho trovati spesso, non si sente quello che dico, ne ho trovati spesso nelle box. E devo dire che sono, ecco, fatto comodissimi. Ta-da! A mucca! Ta-da! Col cuore! Ta-da! La coda! La coda! Ecco, e qua c'è due cuoricini. No, di velluto. Questo è morbidissimo. Oh, sono dei peluche cuscino che devo dire sono comodissimi da tenere sul letto perché... cioè veramente danno un comfort incredibile quando vai a dormire se li tieni abbracciati ed è bellissimo. Questo lo adoro. Quanto è bello. La mucca. Cow parade. Oh, scusami. Ok. E questo era il peluche che si poteva anche trovare nella versione caprone. Ok. Poi andiamo avanti con questo. Allora, è una di quelle box dove dentro all'interno ci sarà una figurina dei Pokémon e si può avere la fortunissima di trovare uno di questi. Ma non piacciono i Pokémon, quindi questa non la apro, la regalo a mia figlia che un giorno, lei invece adora i Pokémon. Benissimo, andiamo avanti. Oh, abbiamo trovato questo. Che è un notice, si vede, molto bellino, piccolino, di questo personaggio che... Yeast Ken, si chiama Yeast Ken, Lievito Ken. Ed è questo nuovo personaggio della marca Cameo, quindi né della Cameo Japan, quindi né della Saru né della Sanix. Però è veramente carinissimo, è un lievito praticamente. E all'interno abbiamo due design e sono così i foglietti con il sacchettino del lievito e il panino che lievita. E questo. A me piacciono molto questi notes, ce ne ho, li tengo sempre qui in giro e al lavoro, perché praticamente quando lascio le comunicazioni li lascio su questi fogliettini piccolini, faccio presto e tutti sono felici perché sono bellissimi. Questo mi piace, lo porterò al lavoro perché l'altro è quasi finito. J'adore. Ho già visto una cosa che j'adoro. Pom pom purin con il fiocchetto da festa. È bellissimo. No, vabbè. È un portachiavi, un charm da borsetta, veramente, più che un portachiavi, perché questo si rovinerebbe subito. È stupendo. Questo è veramente bellissimo. No, guardate quanto è bello. Con il fiocchino. Oddio. Bellissimo. J'adore. Questa box è sempre più bella. Cioè, veramente. Poi andiamo avanti. E per rimanere in tema... I calzini di Pom Pom Purin. Pom Pom Purin, che in Giappone lo chiamano Puririn, che sarebbe
Pudding, solo che questi sono calzini che sono cortissimi, cioè giusto da piedi. No, vabbè, non so se avete notato, ma le manine sono in rilievo. Bellissimo. Qui sotto. Bellissimi, sono corti, io li uso, cioè a parte che sono di spugnosini, io li uso al massimo per andare a dormire, anzi, visto che sono già in pigiama, questa sera me li metto magari subito. Così abbiamo fatto. E poi per ultimo, ma evidentemente non meno importante, ci sono un pacchetto di adesivi belli grandi con tutti i frutti all'interno, i frutti, biscotti, cioccolatini, eccetera, ricoperti di cioccolata per rimanere in tema di San Valentino. Guardate che bella la fragolona con il cioccolato sopra. No, sono molto belle queste cose qua per fare un biglietto, per chiedere un pacco. Questi sono veramente bellissimi. E questi sono i design che ci si può trovare all'interno. Vedete? Belli. Comunque, e questo è tutto per la Doki Doki Crate del mese di febbraio del 2019, che il nostro tema era Sweet Valentine. E vado a ricapitolare tutto quello che c'era all'interno. Il fantastico Pokémon che non sappiamo che cosa verrà fuori da questa box, comunque una figura dei Pokémon. Il portachiavi adorabile di Pom Pom Purin che lo attaccherò alla borsa, con coordinati i suoi favolosi calzini da camera con manine in evidenza. Il notice di Yis Ken, lievito Ken, con due design. E gli adesivi che vi ho appena fatto vedere con la cioccolata e la bellissima, scusate, ve l'ho data di culo, la bellissima mucca, cuscino, peluche cuscino, pe cuscino con i cuoricini che augura San Valentino a tutti voi e anche io vi auguro buon San Valentino, anche se mancano ancora tipo qualche giorno. E da me e dalla coda della mucca un bacione, sono la Vale e seguitemi anche per i prossimi unboxing che nel mese di febbraio saranno alquanto numerosi. Ciao!